L'avocado. Questo piccoletto, come praticamente ogni altra cosa in città, deve prendere ben 4 voli diversi per arrivare qui nella gelida Barrow in Alaska. Adam, i tuoi servizi stanno diventando un po' inconsistenti. Ma che diavolo? Barrow ha ancora una grande storia da raccontare. Questo è ghiaccio solido. Si estende per 5 miglia da qui al mare aperto. 3 balene sono intrappolate in una coltre di ghiaccio spessa 15 centimetri. Ci sono delle balene in difficoltà e non mi ha chiamato. Non ti ho chiamata perché non c'è niente che si possa fare. C'è sempre qualcosa che si può fare. Rachel, ti presento Fred e Wilma. E lui è Bamba. Andrà tutto bene, vedrai. Governatore Haskell, volevamo chiederle se potesse inviare una rompighiaccio per aprire un passaggio. Dice sul serio. Col passare delle ore la coltre di ghiaccio si estende sempre di più e la loro possibilità di salvezza si allontana. Ci serve la collaborazione del governatore, ma lui ha praticamente voltato le spalle alle balene. È così detestabile. Faremo tutto il possibile per aiutare quelle povere creature. Niente male, eh? La Guardia Nazionale trainerà la rompighiaccio dove è attesa con ansia. Sarà un gioco da ragazzi. Niente facile nell'Artico. Questa è un'impresa monumentale che concentrerà l'attenzione e gli sforzi di tutti per salvare le balene. La temperatura sta precipitando! Non riusciamo ad arginare il ghiaccio! A Barrow qualsiasi attività si è fermata. Studenti e negozianti sono tutti impegnati ad aprire un varco fino al mare aperto. Dov'è Bamba? Non lo vedo tornare su. Forse è ferito. Non puoi immergerti, è pericoloso. L'unica rompighiaccio che può raggiungerle in tempo appartiene ai sovietici. Non lascerò che siano i russi a fare la figura degli eroi. Allora quelle balene moriranno. Anche se sono imponenti, forti. Sono così simili a noi. Noi siamo vulnerabili, ci spaventiamo e anche noi a volte abbiamo bisogno di aiuto.